Questo video è stato prodotto da Elvega, Riccardo Zigarini, Nick Seiri, Giovanni Lanzoni, Matteo Bosi, Elia Morini, Luca Gemignani e Daniele Sozzi. Selefais di H.P. Lovecraft. Lettura di Libri in pillole. Illustrazione di Filippo Simonetti. Colorazione di Matteo Gemignani. In sogno, Curaness vide la città nella valle, la spiaggia, la montagna nevosa che sovrastava il mare e le galee variopinte che salpavano dal porto dirette a quelle lontane regioni dove il cielo tocca il mare. Fu proprio in sogno che egli apprese il proprio nome, Curaness, perché quando era sveglio veniva chiamato in modo diverso. Ma per lui ricevere un nuovo nome in sogno era naturale, dato che era l'ultimo della sua famiglia, rimasto solo fra i milioni di volti indifferenti di Londra, e non aveva molte persone con cui parlare, né che gli potessero ricordare chi era stato. Aveva perso il suo denaro e i suoi possedimenti, e non gli importava di come lo trattava la gente, preferiva sognare e scrivere dei suoi sogni. Ciò che scriveva veniva deriso da coloro cui lo mostrava, per cui decise di lasciare i suoi scritti per se stesso e infine smise del tutto di scrivere. Più si ritraeva dal mondo che lo circondava, maggiore era la meraviglia che trovava nei suoi sogni e sarebbe stato del tutto inutile cercare di renderli sulla carta. Curaness non era moderno e non pensava come gli altri scrittori. Mentre questi cercavano di sfrondare la vita dai veli ricamati del mito per mostrare in tutto il suo squallore quella che è la realtà, Curaness voleva solo la bellezza. Quando la verità e l'esperienza non riuscirono a rivelargliela, egli la cercò nella fantasia e nell'illusione, per trovarla infine sulla sua stessa porta di casa, fra ricordi nebulosi di favole e sogni. Non sono molte le persone che sanno quali meraviglie si trovino nelle storie e nelle visioni della giovinezza. Infatti, quando in tenera età ascoltiamo e sogniamo, i nostri pensieri non sono del tutto formati, e quando cresciuti cerchiamo di ricordare, siamo ormai resi aridi e smaliziati dal veleno della vita quotidiana. Alcuni di noi però si svegliano nella notte con strane visioni di giardini e colline incantati, di fontane che cantano nel sole, di rupi dorate che si specchiano in mari sussurranti, di pianure che circondano città di pietra e di bronzo e di schiere di eroi che cavalcano su cavalli dal bianco manto lungo i confini di foreste tenebrose. E allora sanno di aver visto, attraverso i cancelli d'avorio, il mondo meraviglioso che era nostro prima che divenissimo saggi e infelici. Curaness tornò d'improvviso al mondo della sua infanzia e sognò la casa dove era nato. Quella grande casa di pietra coperta d'edera, nella quale erano vissute 13 generazioni dei suoi antenati e dove lui aveva sperato di morire. La luna era piena, e lui era uscito nella profumata notte estiva, aveva attraversato i giardini, aveva disceso la collina, aveva oltrepassato le grandi querce del parco e si era avviato lungo la bianca strada che conduceva al villaggio. Il villaggio sembrava antichissimo, eroso come la luna che stava cominciando a impallidire, e Curaness si chiese se i tetti appuntiti delle piccole case nascondessero delle persone addormentate o dei cadaveri. L'erba cresceva in lunghi ciuffi lungo le strade e le finestre delle case lo fissavano da entrambi i lati con le imposte rotte e i vetri opachi. Curaness non si era fermato al villaggio, ma si era messo in cammino senza esitare, come fosse spinto verso una meta ignota. Non aveva osato disobbedire a quel singolare richiamo per timore che potesse rivelarsi un'illusione come le ansie e le mete della vita della veglia che non conducono a nulla. Ora, dopo aver preso un sentiero che dalla strada principale del villaggio conduceva alle rive del canale, era giunto alla fine di tutte le cose. Al precipizio, all'abisso dove sia il villaggio che il mondo si perdevano nell'immensità vuota dell'infinito e dove anche il cielo era vuoto, non illuminato dalla luna calante e dalle stelle maligne.
La sua fede lo aveva fatto precipitare nell'abisso, dove era disceso fluttuando dolcemente sempre più in fondo, oltrepassando i sogni oscuri e informi che nessuno ha sognato, tra sfere debolmente scintillanti che avrebbero potuto essere sogni sognati a metà e creature alate irridenti che sbeffeggiavano i sognatori di tutti i mondi. Poi dinanzi a lui parve aprirsi nel buio una fenditura e vide nella valle la città splendere lontana su uno sfondo di cielo e di mare, con la montagna incappucciata di neve vicino alla spiaggia. Uranes si svegliò nell'attimo stesso in cui scorse la città, eppure con un solo breve sguardo seppe che altro non poteva essere se non Selefais, nella valle di Uthnargai al di là delle colline di Tanarian, dove il suo spirito aveva vissuto l'eternità di un'ora in un pomeriggio estivo di tanto tempo prima, quando era fuggito dalla sua stanzetta e aveva lasciato che la calda brezza marina gli conciliasse il sonno, mentre guardava le nubi sdraiato sulle rocce vicine al villaggio. Allora, quando lo avevano trovato, svegliato e ricondotto a casa, aveva protestato, perché proprio quando erano venuti a disturbarlo, stava per imbarcarsi su una galea diretta a quelle regioni fantastiche, dove il mare si incontra con il cielo. E ora provava la stessa riluttanza a svegliarsi, perché era riuscito a ritrovare la sua città favolosa dopo oltre 40 anni di noia e di disinteresse. Ma 3 notti dopo, Curanes era tornato a Selefais. Sognò di nuovo prima del villaggio che era morto o morente e dell'abisso che aveva disceso in silenzio, poi la fenditura apparve di nuovo ed egli si trovò di fronte ai minareti scintillanti della città. Vide le agili galee ancorate nel porto azzurro e osservò gli alberi di ginkgo che si agitavano al vento sul monte Aran. Stavolta rimase più a lungo e scivolò leggero come un uccello lungo il fianco di una collinetta erbosa, sinché i suoi piedi non si posarono delicatamente sul terreno. Era finalmente tornato alla valle di Uthnargai e alla fantastica Selefais. Discese lungo la collina, fra erbe profumate e fiori dai vividi colori, attraversando l'impetuoso Naraxa sul ponticello di legno dove aveva inciso il suo nome tanti anni prima. Oltrepassò quindi il boschetto sussurrante e giunse al grande ponte di pietra che si trovava di fronte alle porte della città. Tutto era come una volta. Le pareti di marmo non si erano scolorite, né le statue di bronzo lucente erano diventate opache. E Curanes capì che non doveva temere la scomparsa delle cose che conosceva. Infatti, anche le sentinelle sulle mura erano le stesse, ancora giovani come le ricordava. Quando entrò nella città, oltrepassando i cancelli di bronzo e le strade di onice, i mercanti e i cammellieri lo salutarono come se non fosse mai stato via, e lo stesso accadde al tempio di Nathor-Tath, dove i sacerdoti ornati di orchidee gli spiegarono che il tempo non esisteva in Uthnargai, bensì solo l'eterna giovinezza. Procedendo lungo il viale delle colonne, Curanes si recò alle mura che davano sul mare, là dove si radunavano mercanti, marinai e strani uomini venuti da quelle regioni dove il cielo si incontra con il mare. Lì rimase a lungo, osservando il porto lucente dove le onde scintillavano sotto un sole sconosciuto e dove le galee venute da lontano fendevano le acque. E osservò anche il monte Aran, che si ergeva maestoso sulla spiaggia con le sue pendici ricoperte di alberi e la vetta bianca che toccava il cielo. Curanes desiderò vivamente di potersi imbarcare per quei luoghi lontani sui quali aveva udito tante storie meravigliose e andò in cerca del capitano che aveva consentito ad accoglierlo sulla sua nave tanto tempo prima. Ritrovò quell'uomo che si chiamava Athib, seduto sulla stessa cassa di spezie sulla quale lo aveva lasciato, e anche Athib non sembrava rendersi conto del tempo che era trascorso. I due salirono su una galea che si trovava nel porto e dopo aver dato l'ordine ai rematori, discesero nello spumeggiante mar di Serenarian, che conduceva al cielo. Navigarono sulle acque per giorni e giorni sinché non raggiunsero l'orizzonte, laddove il mare si unisce al cielo.
Lì la galea non si fermò, ma continuò a navigare nell'aria azzurra tra diafane nubi color rosa. Intanto, sotto la chiglia, Curanes poteva vedere strane terre, fiumi, città di una bellezza inafferrabile, che si spiegavano alla luce di un sole che sembrava non dover mai indebolirsi o scomparire. Infine, Athib gli annunciò che il loro viaggio era quasi terminato e che presto sarebbero entrati nel porto di Serannian, la città di marmo rosa situata sulle nubi. Ma quando furono in vista delle alte torri della città, da qualche luogo nello spazio si udì un suono e Curanes si svegliò improvvisamente nella sua soffitta di Londra. Per molti mesi dopo di allora Curanes cercò invano la meravigliosa città di Selefais e le sue galee, ma sebbene i suoi sogni lo recassero in molti luoghi fantastici e sconosciuti, in nessuno di questi riuscì a trovare chi gli potesse dire come fare a tornare a Uthnargai al di là delle colline di Tanarian. Una notte si trovò a volare sopra scure montagne dove scorse a grande distanza deboli fuochi di bivacco e strane greggi le cui bestie portavano delle campanelle. Poi, nella parte più selvaggia di quelle regioni montuose, talmente remoto che solo pochi uomini dovevano averlo visto, trovò un muro sormontato da una strada rialzata e assai antico che procedeva zigzagando fra montagne e vallate. Era troppo gigantesco per poter essere opera dell'uomo e talmente lungo che non si riusciva a scorgerne né l'inizio né la fine. Oltrepassato il muro, in un'alba grigia giunse in una terra piena di giardini dalle forme insolite e di alberi di ciliegio. E quando il sole fu sorto, poté rimirare una tale bellezza di fiori rossi e bianchi, foglie e prati verdi, candidi sentieri, ruscelli cristallini, laghetti azzurri, ponti scolpiti e pagode dai tetti scarlatti, che per un momento, preso dal piacere, dimenticò Selefais. Ma la ricordò nuovamente mentre camminava lungo un sentiero bianchissimo diretto ad una pagoda dal tetto dipinto di rosso, e ne avrebbe chiesto notizie alla gente che abitava quella regione se non si fosse reso conto che lì non vi era nessun uomo, ma solo uccelli, api e farfalle. Un'altra notte si vide mentre saliva un'umida e interminabile scala a spirale di pietra sino alla finestra di una torre che si affacciava su un ampio piano attraversato da un fiume sotto la luce della luna. In quella città silenziosa che si stendeva sulla riva del fiume, gli sembrò di notare certe forme, certe disposizioni che aveva già visto prima di allora. Sarebbe sceso a chiedere la via per Uthnargai se un'aurora terribile non fosse spuntata da qualche luogo remoto situato al di là dell'orizzonte, mostrandogli la rovina e la decadenza di quella città, le acque stagnanti del fiume irto di canne e la morte che si stendeva su tutta quella terra, così come era da quando re Kinaratolis, ritornato in patria dopo le sue campagne, era stato oggetto della vendetta degli dèi. Curanes continuò invano nella sua ricerca della fantastica città di Selefais e delle galee dorate che si dirigevano a Serannian su nel cielo, e intanto assisteva a grandi prodigi. Una volta sfuggì solo per poco al grande sacerdote che non deve essere nominato e che vive da solo, il volto coperto da una maschera di seta gialla, nel monastero preistorico di pietra sul gelido e deserto altipiano di Leng. Col tempo divenne talmente insofferente di quegli intervalli di veglia che cominciò a prendere droghe per aumentare i periodi di sonno. L'hashish lo aiutò molto e una volta gli fece scoprire un luogo dove la forma non esiste e dove gas scintillanti studiano i segreti della vita. Un gas violetto gli comunicò che quella parte di spazio si trovava al di fuori di ciò che lui chiamava infinito. Il gas non aveva mai avuto sentore di pianeti ed organismi e identificò Curanes solo come un'entità proveniente dall'infinito, dove materia, energia e peso esistono ancora. Curanes era sempre più ansioso di ritornare a Selefais dagli alti minareti e aumentò l'assunzione della droga finché non gli rimase più denaro e non poté comprarne dell'altra. Poi un giorno d'estate emerse dal suo abbaino e mentre vagava senza meta per le strade giunse sopra un ponte in un luogo dove le case si facevano sempre più rade. E fu lì che la sua vicenda giunse al termine e incontrò il corteo di cavalieri venuti da Selefais per riportarlo laggiù per sempre. Quei cavalieri erano splendidi,
Montati su cavalli roani e coperti da splendenti armature con cotte ageminate d'oro e fantastici blasoni. Erano tanti che Curanesse li scambiò per un esercito, ma essi gli dissero che erano venuti in suo onore, perché era lui che aveva creato Uthnargai nei suoi sogni e quindi era stato nominato il primo degli dei per l'eternità. Dopo aver dato a Curanesse un cavallo, lo misero alla testa della processione. Poi galopparono attraverso le valli del Sarri, verso la regione dove erano nati Curanesse e i suoi avi. Era stranissimo, ma mentre i cavalieri avanzavano, sembrava che andassero indietro nel tempo. Infatti, ogni volta che passavano per un villaggio, vedevano alla luce del crepuscolo case e abitanti che solo Chaucer o uomini nati prima di lui avrebbero potuto vedere. E a volte scorgevano dei cavalieri con il loro seguito. Quando scese la notte, procedettero sempre più rapidamente, sinché sembrò che volassero nell'aria. All'alba giunsero sopra il villaggio che Curanesse aveva visto pieno di vita durante la sua infanzia e morto o dormiente nei suoi sogni. Ora era vivo e gli abitanti stavano dando il benvenuto ai cavalieri che galoppavano per le strade dirigendosi al sentiero che conduce all'abisso dei sogni. Curanesse, che vi era entrato solo di notte, si chiedeva che cosa avrebbe visto alla luce del giorno e mentre la colonna si avvicinava al limite estremo, guardava attentamente dinanzi a sé. Proprio mentre stavano percorrendo la salita che conduceva al precipizio, sorse da occidente un fulgore dorato che nascose il paesaggio in un'aura luminosa. L'abisso era un turbinio ribollente di splendori rosa e cerulei, e voci senza corpo cantavano esultanti mentre il corteo di cavalieri, superata la cima, discendeva fra balenii di luce argentea. Quella discesa sembrava non avere fine, e le cavalcature scalpitavano tra le nubi come su una sabbia dorata. Infine, i vapori luminosi si aprirono per rivelare uno splendore più grande, lo splendore di Selefais, le cui galee variopinte salpano per quelle regioni lontane dove il mare si unisce al cielo. Da quel momento, Curanesse regnò su Uthnargai e su tutte le altre regioni del sogno e tenne la sua corte sia a Selefais che a Serannian, cinta da nubi. Oggi vi regna ancora e vi regnerà per sempre, sebbene sotto le rupi ad Innsmouth le onde del canale della Manica giochino con il cadavere di un vagabondo che all'alba era entrato correndo nel villaggio semideserto. Giocano deridendolo e lo spingono contro la rocca dei Trevor, coperta d'edera, dove un mercante di birra, grasso e ripugnante, si gode l'atmosfera di nobiltà estinta acquistata a poco prezzo.